Buongiorno, buongiorno amici ed amiche del canale, buongiorno dal vostro Nick Juve. Post partita. Beh, dai, possiamo dire tranquillamente che la prima è andata così come era andata la prima dell'anno scorso. 3-0 quella dell'anno scorso contro il Sassuolo, 0-3 questa prima di campionato ad Udine, alla Dacia Arena. Devo dire che finalmente si è vista una Juve diversa. Una Juve che pressava alto, una Juve che comunque occupava bene gli spazi, faceva delle belle triangolazioni, quindi devo dire che tutto sommato dal punto di vista del cambio di gioco si è visto qualcosa di diverso rispetto allo scorso anno. Ma soprattutto per tutti quelli che alla fine mettevano muso su quello che era, diciamo, il rapporto dei dettami tecnico-tattici dell'allenatore nei confronti dei calciatori, almeno quest'anno si può dire che l'inizio sia diverso e che sicuramente abbia anche influito, e questo non lo possiamo nascondere, il lavoro che sta svolgendo Magnanelli. Un'ottima Juve, molto bene. Sta crescendo sempre di più l'intesa di Chiesa con Vlahovic, visto e considerato che l'anno scorso tra post crociato e post pubalgia, anzi era nel bel mezzo dei problemi di pubalgia, hanno giocato poco assieme, poco potevano tra virgolette mettersi in sintonia. Però ieri ho visto una grande collaborazione da parte di tutti, quello che sinceramente l'anno scorso mancava, perché qualcuno evidentemente remava leggermente contro. Ho visto una squadra dove alla fine tutti attaccavano, tutti difendevano, quindi comunque c'è stata una collaborazione da parte di tutti, e devo dire su tutti che alla fine c'è stato un giocatore che mi ha sorpreso in positivo rispetto al normale, rispetto agli altri che comunque hanno fatto molto bene. Cambiaso comunque si è spesso intercambiato con il ruolo con Chiesa. Quando Chiesa si allargava lui si accentrava, quando Chiesa si accentrava lui si allargava come esterno, e comunque su quella catena di sinistra per i primi 25-30 minuti abbiamo fatto veramente bene. Ovviamente non sono mancati i commenti dei detrattori che hanno subito detto che ma vabbè, 3-0 la Juventus con l'Udinese era tutto scontato. Mentre alla fine della fiera, voglio dire, c'è stato anche chi, come Lazio e Roma, con avversari non credo alla pari dell'Udinese, ma al di sotto nettamente, Lecce e Salernitana, hanno steccato alla prima. Quindi in questo campionato non c'è nulla di scontato, non c'è nessun avversario che può essere facile o meno facile, ma qualsiasi avversario, se non lo prendi con le dovute cautele e con le giuste contromisure, rischia di farti male e di farti perdere punti. Punti che anche l'anno scorso spesso e volentieri in trasferta lasciavamo agli avversari. Detto questo, il post partita, ovviamente le solite domande di rito, la solita enfasi, perché si è vista una Juve diversa, e Allegri che a un certo punto non mi ha convinto del tutto, perché quando gli si prospettava di continuo nella domanda la tattica diversa adottata dalla Juventus, quindi indirettamente facendo dei complimenti a Magnanelli, lui non si è espresso per niente, anzi ha detto semplicemente: stiamo calmi, stiamo con i piedi per terra. E da un certo punto di vista è giusto, ma mi sarei aspettato che in un certo qual modo facesse anche un elogio al suo staff, dicendo: quest'anno ho dei collaboratori diversi, si stanno comportando molto bene e stanno facendo un lavoro importante. Questo quantomeno lo avrei desiderato, e sarebbe stato più corretto nei confronti di chi, come Magnanelli e gli altri collaboratori, stanno facendo un lavoro importante che è visibile già dalle amichevoli che la Juventus ha disputato quest'estate. Detto questo, è solo la prima.
vediamo strada facendo quando i test si alzano, quando il livello dell'avversario si alza, che cosa farà la Juventus e se questi giocatori che ho visto molto in palla, come Danilo, Sandro, Bremer, lo stesso Szczęsny che l'anno scorso proprio a Udine da un 2-0 si fece il 2-2 per due suoi interventi che hanno lasciato molto a desiderare, ho visto veramente quasi tutti molto attenti, accorti, subito ad accorciare, veramente dentro un gioco di squadra. Quindi per la prima volta dopo 3 anni non ho visto dei solisti, perché abbiamo avuto dei calciatori che in un certo qual modo giocavano da palla da soli, ma un gioco corale. Si attaccava in 11, si difendeva in 11, anzi in 10, però tutti hanno dato un grosso, grosso contributo. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate nei commenti. Mi raccomando, like anche a questo video, iscrizione al canale, è importantissima anche questa cosa, e condividete, condividete, condividete. Un abbraccio dal vostro Nick Juve e al prossimo video. Ciao!